Alle 18 di oggi l'AMA comunica che smetterà di raccogliere i rifiuti in quattro municipi di Roma, l'undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo e il quattordicesimo, che per darvi una dimensione sono 600.000 abitanti, circa Palermo. La città verrà invasa di rifiuti e la ragione è che è andato in tilt un impianto, che è quello di Roccasecca, ma la ragione più grave, la ragione è che Roma non ha gli impianti. Questo è quello che dicevo 2 giorni fa, presentando il piano e spiegando che Roma non era in sicurezza. Secondo punto, evitare che Roma si ritrovi puntualmente in emergenza rifiuti. Avete presente quando l'AMA smette di svuotare i cassonetti e la città si riempie di immondizia? Per irresponsabilità della politica, Roma non ha gli impianti dove mandare i suoi rifiuti e ogni giorno spediamo circa 163 TIR verso 55 impianti in 8 regioni d'Italia. Vi pare una cosa normale? Quando per qualsiasi motivo questi impianti smettono di funzionare, l'AMA non sa dove portarli ed ecco che si crea l'emergenza. Per questo dobbiamo realizzare gli impianti a Roma. Una grande città, una capitale europea, non può dipendere ogni giorno dagli altri. Questo è quello che accade quando non si fanno investimenti, quando non si ha una visione, quando non si ha nessuna esperienza gestionale. La Raggi va mandata a casa. La Raggi va mandata a casa, ma prima di mandarla a casa bisogna commissariare il Comune di Roma sulla parte di gestione dei rifiuti. Lo deve fare la Regione, lo deve fare il prefetto, lo devono chiedere i cittadini, perché non è che nessuna capitale sta in questa situazione, nessuna città in Europa sta in questa situazione.